Oggi siamo nella sala del cosmo o dell'universo per tanti motivi. Questa stanza è dedicata alla cultura. Ci sono tutte queste pagine attaccate alle pareti. C'è questo fiume. Infatti, un sottotitolo della stanza è il fiume della parola, perché accedendo a questa stanza vediamo questo sentiero, questa cosa che scivola. Provate a contare quante pagine ci sono in questa stanza. Non lo so nemmeno io. Perché è la cultura, quindi l'infinità della cultura, che ci ricorda questo soffitto, che è un cielo stellato pollocchiato, dove a seconda della luce cambiano le costellazioni. Questa stanza è dedicata anche al restauro. Tutti i mobili in questa stanza sono stati trovati, recuperati, ritappezzati. Oltre a questo, la disposizione di questo spazio è stata creata non solo per l'utilità, per ricordare il salotto prima della stanza, come si faceva una volta, quindi non si scendeva giù nella sala da pranzo o in cucina a versi l'amaro. C'era il minibar, nel salotto prima della stanza si leggeva un libro e poi dopo si accedeva alla camera da letto, che andremo a scoprire al prossimo appuntamento. E allora vi aspetto alla prossima stanza, sempre molto intima, la camera da letto.